sprofonda nel sangue. Proprio parole che solo Sephiroth potrebbe scrivere. Dai Hachi Shinramaru Korei no Queen's Blood Taikai. Ima sumete no kado bouter ga soroimashita. Hatashite eikou no trophy wa dare no te ni wataru no ka? Shikai wa Senchou no Chitofu de okuri itashimasu. Vabbè, la finale sarà contro quella ragazza coi capelli fucsia. La tua iscrizione al torneo è ufficiale. Il torneo prevede 5 turni. Scegli il tuo avversario e fatti strada fino a ottenere la vittoria definitiva. Per proseguire, quando perdi una partita, puoi affrontare di nuovo lo stesso avversario o scegliere uno diverso. Se decidi di ritirarti, comunicalo allo staff a destra. Mentre per acquistare delle carte puoi rivolgerti allo staff a sinistra. Quando vuoi ripassare le regole, va bene, ok. Oh, quindi posso comprare carte. Vediamo che carte hai. Ah, niente, ce le ho tutte. Fanculo. Allora, qui ti puoi ritirare, perché ti puoi ritirare, invece... Barrett qui sta giocando. Di sopra ce n'è una, quindi direi che possiamo andare. Sono di livello 1, addirittura? Eccolo. Giustamente loro te li mettono a livello 1, perché se tu magari non ti sei appassionato al gioco di carte, giustamente qui ti fanno fare delle partitelle così, giusto per... Così, quasi giusto per farti perdere tempo, ecco. Ok, ti ho distrutto. Poverino. Umiliato. 38-0. Are, boku maketa no? Ma so da ne. Poverino, vabbè. Poi l'altro giocatore è fuori. Oddio. Ma che è impegnato, non posso giocare. Barrett ha perso. Tifa contro Eris. Ma qua che non posso giocare? Niente, mi sa che dobbiamo andare da un'altra parte prima. Ah, ecco, vedi, devo aggiornare qua i risultati. Ok, ora mi sa che aumentano di livello, forse. Infatti, livello 2, secondo turno. Ah, quindi posso scegliere con chi... Posso giocare contro Barrett. Quindi tu puoi scegliere uno per ogni turno. Allora, posso giocare contro Barrett oppure contro... Contro Eris. O contro Tifa. È che però se gioco contro Tifa ho paura che abbasso la sua amicizia. No, io scelgo Tifa. Ti è andata male. No, Tifa tutta la vita. Dai, vediamo se Tifa... Vediamo se Tifa riesce a mettermi in difficoltà un po'. Oh, visto? Ora ti è andata male. Non puoi giocare sempre come dici tu. Posso sfidarne un'altra? Ah no, ok.
Quindi la, il, diciamo che il round 2 finisce qua così. Ok. Ma quello c'è il mio tatuaggio in faccia. Ma c'è il tatuaggio in faccia. Quindi Barrett è stato sconfitto. Vediamo chi c'è qua sopra. Ah, qua sopra c'è coso. Ai ai. Quindi Anian è un vincitore. Se no, Eris. No. Madame M? Com'è possibile che tutti e due abbiano vinto? Vabbè, io sfido lei, dai. Così magari vinco un massaggio gratis. Ci ha fatto passare dei momenti piacevoli. Si tocca le mani. Si guarda le mani. Va bene, Madame M. Ok, tu non puoi fare più niente. E ora faccio la giocata delle giocate. To. A posto. Perché ecco, ora la motivazione è perché secondo me era più bello se ci fosse stata la moneta. Perché qui è un gioco di strategia anche per dove devi giocare e quando devi giocare le carte. Perché tu devi riuscire anche a conquistare delle volte la pedana dei tuoi avversari per avere un vantaggio strategico. E se tu giochi sempre per primo, è quasi uno svantaggio delle volte. Anzi, è quasi sempre uno svantaggio in realtà. Invece alternare primo e secondo secondo me sarebbe stato più equilibrato. Questa è la semifinale, quindi. Chi è la semifinalista? Ah, Chadley? Oh, cazzo. Okay, Chadley sarà un OP. Ah, ma c'era già il robot di ultima generazione. Vabbè, è collegato alla trama, quindi ci sta. Potrebbe starci l'obiettivo, non so se c'è, ma potrebbe starci l'obiettivo di vincere tutte le partite alla prima botta nel torneo. Per darti magari quel senso di soddisfazione, ma non so se effettivamente esiste sta cosa. Madonna, Chadley, non me l'aspettavo da te questa cosa. Che mi hai combinato, Chadley? Sì, sì, ogni turno c'era un gadget in più di Cloud. Ecco, ora c'è la finale che è contro quella con i capelli fucsia, sicuro. Ecco. Ora la finale contro Sephiroth. Tu immagini?
Tipo vai al tavolo e c'è Sephiroth seduto sul tavolo che ti aspetta. No, la finale penso che sia contro quella coi capelli fucsia che abbiamo visto. Vedi, là è. Milady Konijin. Non ho mai perso in vita mia. Attenzione. Spero di non farti piangere. Cloud, sai che tu con questa frase hai fatto strage. Ce la possiamo farcela. Ok. Hai perso. Mi dispiace, Milady. Ho la plot armor. Ti posso dire. Oh no! Oddio, l'hanno messo! Non ci credo. Hanno contestualizzato il fatto che Red si vestisse come Soldier per sfidarmi a carte. GG. Ma guardalo come balla di Michael Jackson. Bellissima sta parte. Card battle. E Yu-Gi-Oh. Oddio, senti Ghost. Allora, 5, 3, 8. Ok, devo fare così. E così. E abbiamo vinto. Host incredibile comunque. La simpatia da parte di Red è cambiata. いつの間にそんなにやり込んだ。狩りの基本は観察だ。試合を見ていればルールの定石も把握できる。あとはそれを応用してやればいい。なるほど。さすがだね。完全なる勝者はクラウドストライフ。
Dominatore rosso. Carta Ifrit, carta terrore abissale. Ovviamente per chi non piace il gioco di carte può skippare direttamente il torneo. Perché c'è la possibilità di potersi ritirare in qualsiasi momento, quindi. Guarda come cammina. Guarda Red come cammina. È bellissimo. No, ma guarda Red come cammina. Fenomenale. Fenomenale. Ora qui finalmente mi sa che affronteremo, cioè siamo praticamente alla fine del nostro viaggio, quindi ora succederà qualche casino. Combattimento contro Genova e poi finalmente Costa del Sol. Ecco qua. La musica già. Circondato da mostri. Giusto Tifa mi ha portato via. Ok. Come l'ho preso? Come on.
Shinike. Ci stiamo avvicinando. Oh no, ma ti fare senza equip. Lì ora dovrebbe esserci Yuffie. Quindi ora entra Yuffie in squadra, no? Ecco, si sono fusi. Perché Genova comunque sia, se loro effettivamente hanno le cellule di Genova, si possono cambiare, cioè possono cambiare la forma. E quindi così. Cosa ride? Aratana hei yugohan. ユーゴ体は優勢な遺伝子を継ぎ元素体よりも強化されるのが常識だ。君、これは大きなÈ completamente folle. Cioè gli ha detto praticamente di fondersi con i mostri in modo tale che poi lo possa studiare.
Ecco, Barrett è partito per la tangente proprio. Qui non c'è nulla. Oh, lì c'è un'altra arma. Ah, pure i prototipi ci sono? Per Tifa, buona arma per Tifa. Perché lo finisce Barrett, quindi. Loro dovrebbero essere deboli al fuoco. Sì. Cala. Si stanno fondendo tutti con i mantelli neri. Ah, c'è anche il colosso. Dai però. Però sono tutti morti. Ecco, vedi, ora l'attacco dei mostri è reale. Mentre invece l'attacco di Genova, secondo me, è tutto nella testa di Cloud. Come il Midgar Sorm, stessa identica cosa. Vedi, queste sono le urla di Barrett. Ah, c'è Yuffie travestito da di loro. Ora qui c'è la scena dove lei si spaventa. È giunta l'ora.
sono loro che si fondono. Qui Yuffie vive traumi. Ecco. Mutava il proprio aspetto leggendo nel cuore degli uomini. Qui proprio te lo sta dicendo chiaro. Dovrebbe essere debole al veleno? No, non ne ha debolezze in qua. Entra in tensione se subisce una determinata quantità di danni, dopodiché può essere mutilata. No, l'hanno resa un po' più semplice qui. Bella la host. Mi sono parato abbastanza. No, mi ha preso a me. Let's go.
Guarda quante forme sta cambiando. Ah, Barret, Barret. Ma vuoi vedere che invece Sephiroth è come se gli stesse dicendo che in realtà di lui si può fidare e invece non deve farsi ingannare, cioè lui non deve farsi ingannare da Genova, non da Sephiroth. Lui vede Sephiroth, ma il cattivo è Genova e Cloud deve prendere questa cioè deve arrivare a questa conclusione. Infatti Sephiroth nel remake gli ha offerto il suo aiuto, è stato Cloud a rifiutare, ma in realtà non è Sephiroth il cattivo, è Genova.